Mi sposto, immediatamente andiamo ad ascoltare quelli che sono i miei due amici qui presenti, che vado immediatamente a salutare. Sono due esponenti di questa meravigliosa famiglia, quella dell'OPI-BAT, per cui partiamo dal consigliere. Partiamo dal consigliere Michele Calabrese, ciao. Buongiorno Serena, splendida giornata oggi, veramente. Hai visto? Ben ritrovata, da capofiero di partecipare a questa trasmissione, a questa iniziativa promossa dal nostro ordine professionale. Bravi. E poi abbiamo accanto Ruggero Rizzi. Buongiorno Serena. Come va? Un po' emozionato però. Allora, facciamo scivolare l'emozione. Che cosa gli possiamo consigliare a Ruggero per far scivolare l'emozione? Ma guarda, è una bellissima esperienza. Poi a fine trasmissione ti renderai conto che sarà stato solamente un sogno, ricordo. Un bel ricordo, che rimarrà negli annali, rimarrà per sempre poi. Capito, perché lui ormai è abituato e avvezzo alla telecamera, per cui dà anche consigli, Ruggero. Ecco perché l'ho richiesto come spalatore. Grazie. Allora, abbiamo scherzato e giocato proprio per far passare in qualche maniera, per rompere il ghiaccio, magari ci fosse il ghiaccio per il caldo che fa. Andiamo. Michele, io vado a leggere perché già sentire questo parolone già è ridondante ed è difficile. Cerchiamo di capire. Allora, parliamo di sclerosi laterale amiotrofica. Sì, la SLA, sostanzialmente detta come acronimo. Ed è un tema che noi come infermieri ci sta anche questo molto a cuore, poiché il paziente affetto da SLA è un paziente molto complesso. E la SLA come malattia, purtroppo oggigiorno non più rara, così come un tempo, è una malattia con prognosi molto infausta. Ma perché così si sta diffondendo così tanto? Guarda, gli studi che abbiamo un po' visionato, anche per rendere palese questo tipo di malattia in trasmissione, ci sono fattori ambientali che la promuovono, ad esempio l'utilizzo di fitofarmaci o prodotti clorossidanti, ma sono solo ipotesi, perché poi estendendo il campione di ricerca, quindi non più qualche migliaio, estendendolo a qualche decina di migliaio di individui, si è visto che non è solo quella la causa, per cui andare oggi a dire la causa è quella sarebbe un po' da presuntuosi. È una malattia che si trasmette anche geneticamente, per cui se portatore il papà o la mamma, c'è una buona probabilità che anche il prodotto del concepimento o i discendenti possano essere affetti dalla malattia. Ma che cos'è in pratica? È una patologia in cui il postino, praticamente il muto neurone, chi dà segnale al muscolo, non funziona più. Cioè, si parla di neurodegenerazione, quindi. Sostanzialmente quel muscolo che dovrebbe essere nutrito, dovrebbe essere informato, dovrebbe avere un segnale elettrico valido per poter crescere, poter creare contrazione, quindi poter essere autonomo, letteralmente rimane proprio malnutrito, rimane diventa isolato, ipotonico okay. Fino all'atrofia totale. Tant'è vero che la patologia inizialmente si sviluppa con una debolezza, con crampi, e viene spesso sottovalutata. Aspetta, allora andiamo per gradi. Nel frattempo gli amici a casa, scusami Michele, prego, se ti blocco perché abbiamo del tempo e possiamo fare meglio comprendere agli amici a casa questo mondo, di cosa stiamo parlando. Perché Michele, Ruggero, più e più volte ultimamente, così come dicevi tu giustamente, si sente parlare di questo acronimo, la SLA, e bisogna aiutare gli amici a casa a comprendere di cosa stiamo parlando e quindi la vostra presenza. Stavamo vedendo delle slide che voi avete preparato, che in qualche modo riassumono brevi linee quelle che sono i discorsi che sta intraprendendo il nostro Michele, quella che è la definizione appunto neurodegenerativa, con, vedo, un'incidenza, scusa Regia, è abbastanza alta, in cui 2-3 individui su 100.000 possono essere affetti da questa malattia. E considerando che Barletta sono più o meno 100.000, ne dovrebbero esserci in teoria 3. Però un po' raccogliendo le informazioni testimoniali dai colleghi della rianimazione che fanno assistenza, sono un bel po' di più, insomma, sono tanti, sono. E bisogna impegnare una certa professionalità sia medica che infermieristica, non ci si può improvvisare assistente di un paziente SLA. La fortuna vuole che i parenti dei pazienti affetti da SLA sono molto collaborativi con noi infermieri, cioè sono veramente dei caregiver eccezionali, perché riescono a fare un'assistenza valida e decisamente fruttuosa nei confronti del loro assistito, del loro caro, che la malattia, ripeto, all'inizio
può sembrare banale, magari dopo la vediamo un po' come si individua, ma successivamente è completamente invalidante e la tua vita dipende da un respiratore e da chi ti gravita intorno. Allora, andiamo a questo punto con questa slide, Ruggero. Ok. Si parla di diagnosi, giusto? Sì, principalmente la diagnosi di SLA viene fatta dal neurologo, che osserva in primis i sintomi presenti sul paziente e consiglia il paziente nell'esecuzione di esami diagnostici strumentali quali la risonanza magnetica, elettromiografia, puntura lombare e biopsia del tessuto muscolare. Questo principalmente perché per andare a escludere altre patologie neurodegenerative come ad esempio la sclerosi multipla. Una volta fatta la diagnosi gioca un ruolo fondamentale il medico di medicina generale. Perché questo? Perché deve aprire il percorso verso un'assistenza domiciliare per questo tipo di pazienti. Per cui il medico di medicina generale attraverso la PUA, che è una porta unica di accesso, è uno strumento appunto che viene regolato dal DGR numero 691 del 14 febbraio 2011, permette al paziente affetto da SLA di accedere a una serie di servizi socio-distrettuali e una serie di servizi sociali. Una volta attivato questo strumento, principalmente vengono effettuate due attività, di front office e back office. Front office, dove viene interpellato il paziente e quindi si ha un contatto diretto con il paziente, dove si danno delle informazioni di carattere generale, mentre con il back office, che è il distretto in pratica, e in particolare il direttore del distretto, va a nominare l'UVM. L'UVM sarebbe un'unità di valutazione multidimensionale dove appunto compare una serie di figure professionali, tra cui il medico, l'infermiere appunto, e che decidono in base alle aspettative, in base ai bisogni del paziente, stipulano un PAI, ovvero un documento, un piano, piano assistenziale individuale, che circa teoricamente ha la durata di 12 mesi, però questo può essere variato anche dopo 3 mesi, dove vengono appunto scritti dettagliatamente tutti i bisogni afferenti al paziente. Chiaro, allora, questo è più o meno il percorso che ora analizzeremo ancora con Ruggero, ma per arrivare a una diagnosi, giustamente Michele, bisogna riuscire a riconoscerla. Sì, la diagnosi è molto difficile, tant'è vero si va per criteri di esclusione, tant'è vero che dato che la sintomatologia iniziale è molto blanda. Quale? Allora? L'affaticamento, o magari operazioni molto semplici della quotidianità, tipo abbottonarsi una camicia, farsi il laccio alle scarpe, salire le scale o camminare senza inciampare, si manifestano. Allora uno si chiede come mai io dall'oggi al domani ho questa incapacità di eseguire autonomamente queste operazioni semplici. Queste attività che fino a questo momento mi sembravano così semplici. Perfetto. Giusto? Allora si rivolge al medico curante e comincia a fare delle domande. Il medico deve cominciare a fare degli esami che vadano per esclusione, poiché ci sono una miriade di motivazioni, funzionali magari o infettive. Potrebbe bastare un po' di potassio, un po' di magnesio. Beh, esatto, giusto? Uno un stupidissimo squilibrio elettrolitico potrebbe dare questa spossatezza, questa stanchezza, soprattutto ora nel periodo estivo, insomma. E per cui si va magari prima, poche proteine, soprattutto nell'anziano. La sarcopenia, quindi, con una riduzione, che comunque nell'anziano è fisiologica, la riduzione della massa muscolare. Però nel giovane adulto avere questa tipologia, complimenti per il termine scientifico, ormai, avere questa, con casa serena, questo stato in un giovane adulto è un qualcosa che deve far sospettare qualcosa di, certo, più inquietante. E si va, come correttamente ha detto poco fa Ruggero, per esclusione, quindi esame elettromiografico per vedere la qualità del segnale muscolare, poi vado a vedere esami ematici per escludere cause infettive e tanti altri esami ancora di cui non stiamo a discutere ora, perché come ultima spiaggia viene tirata la linea sotto e si dice guarda, è un paziente affetto da SLA. Il paziente affetto da SLA ha difficoltà nella quotidianità, ha difficoltà ad ingoiare, ha difficoltà nella digestione, perché la muscolatura interessata viene praticamente quasi obliterata, atrofizzata, ha difficoltà nel respiro, per cui sono pazienti che
per complessità assistenziale elevata hanno bisogno di un ottimo PAI, hanno bisogno di una buona competenza medico-infermieristica. Ci sono alcune immagini in cui... Anche perché abbiamo parlato di una malattia neurodegenerativa, progressiva ed ingravescente. In questi pazienti qua, se adesso ci sarà un'immagine, proprio per l'insufficienza respiratoria che sviluppano, sono candidate alla famosa tracheotomia. Chiaro. Per cui quel foretto in gola che permette il respiro. Sì, c'è molta sensibilità anche dai personaggi dello spettacolo per questa malattia, in quanto il paziente affetto da SLA non viene mai lasciato solo. È un paziente candidato ad esenzione ticket e ad altri benefit che offre il sistema sanitario nazionale e regionale. Tal paziente hanno difficoltà, abbiamo detto, ad alimentarsi autonomamente, per cui se non hanno il riflesso dell'inghiotto, quindi di ingoiare, bisogna praticargli un foro a livello addominale che permetta di nutrirli e quindi di far sì che possano vivere. L'aspettativa di vita oggigiorno sono minimo 2 anni fino ai 20-30, correggimi, sì, Ruggero, sì, sì, dato che comunque sono migliorati. 20-30. Sì. Gli approcci assistenziali e sono migliorati gli approcci terapeutici, dove l'unica molecola credo sia il rinuzolo che viene utilizzato. È un farmaco principalmente che viene utilizzato non per curare la patologia, perché purtroppo non esiste una terapia che cura la SLA, ma è un farmaco che viene utilizzato perché va a rallentare la progressione della patologia. Infatti, come diceva Michele, negli ultimi anni l'aspettativa di vita di questi pazienti è aumentata, soprattutto anche grazie all'incremento della professionalità dell'infermiere. In primis perché io ho lavorato fino a poco tempo fa in ASL Bari, noi nel momento in cui il paziente SLA veniva dimesso dall'ospedale, non veniva trasferito subito presso la propria abitazione, ma veniva trasferito in altre strutture tipo l'hospice di Bitonto. Noi facevamo in pratica dei ricoveri di transito per permettere appunto al caregiver di acquisire maggiore sicurezza e proprio insegnare nell'eseguire le manovre salvavita per il paziente. Una volta che viene attivata l'ADI, in pratica il responsabile ADI, che appunto nella maggior parte dei casi è un infermiere, va a verificare, innanzitutto se l'ambiente è idoneo appunto per procedere all'assistenza domiciliare e se a casa del paziente ci sono tutti i presidi necessari, perché molte volte il paziente SLA viene dimesso il sabato in ospedale e la domenica si trova a casa con tutta la miriade di problemi, ansia da parte del caregiver, e quindi ci sono una serie di problematiche che aumentano. Infatti il nostro ruolo, oltre a essere professionali, è quello di garantire e dare sicurezza sia al paziente ma soprattutto al caregiver. Infatti noi nel momento in cui ci rechiamo a casa dobbiamo riconoscere che cos'è la tracheostomia, verificare appunto se intorno allo stomaco ci sono dei granulomi, che quelli potrebbero andare ad ostruire la respirazione del paziente, quindi procedere con la causticazione, riconoscere e saper far funzionare un ventilatore, che è appunto un respiratore che non tutti riescono a farlo, e tutto questo proprio al fine di garantire una sicurezza del, certo, paziente. Inoltre la Regione Puglia per tutti i familiari affetti appunto di pazienti affetti da SLA riconosce anche un contributo economico chiamato assegno di cura di circa 900 euro che i familiari o il medico di medicina generale può presentare la documentazione. Solitamente questo è un bando che la Regione Puglia fa ogni anno e quindi alla scadenza si deve rinnovare. Sì. Quindi, come diceva giustamente il nostro Ruggero Rizzi, risulta di particolare importante il filtro, che è quello del medico di base, perché in qualche modo individua poi quelli che sono le figure di riferimento, esatto, l'attore principale dell'assistenza domiciliare. È lui che infatti deve veicolare appunto il paziente, soprattutto i familiari, ed aprirgli tutte le strade. Inoltre anche solitamente noi avevamo un'abitudine anche in ASL Bari, dato che abbiamo, come abbiamo già detto, questa è una patologia neurodegenerativa progressiva, ad un certo punto il paziente SLA non riesce a comunicare con l'ambiente esterno, quindi non riesce neanche più a parlare. Per cui noi anticipatamente
facevamo attivare dalla famiglia o dal medico di medicina generale la domanda per un comunicatore oculare. Questo? Questa è la lavagna E-Track che viene data prima del comunicatore oculare. Cioè, in pratica, una volta fatta la domanda del comunicatore oculare, che è un vero e proprio computer, dove il paziente dislaca con il movimento degli occhi, scrive, comunica verbalmente, comunica con l'esterno, può navigare su internet, controllare email, qualsiasi cosa. Però dato che la tempistica purtroppo è lunga, ecco perché noi anticipavamo la domanda e in attesa i familiari si procuravano questa lavagna qua, che è suddivisa in quattro zone dove il caregiver con la mano indica le lettere e il paziente SLA, dato che non riesce a parlare, dall'ok con la chiusura degli occhi. Chiaro. Allora, posso farvi una domanda? Sì. Questo tipo di patologia, abbiamo detto di malattia neurodegenerativa, preferisce un'età piuttosto che un'altra? Cioè, colpisce anche i bambini o gli adulti? No, bambini no, solitamente si manifesta in giovane età, quindi quelli che vengono definiti giovani adulti, per cui dopo quindi i 35 anni, nella fase evolutiva, e l'esordio è così, improvviso, d'amblée, in cui non riesce a riconoscerle immediatamente. E purtroppo è l'indagine di laboratorio, l'indagine strumentale prescritta dal medico di medicina generale, che permette l'individuazione e dopodiché poi si parte con l'assistenza specialistica. Ma si può fare qualcosa per prevenirla? Prevenzione? Niente. No, nulla. Perché oggi neanche giorno un'indagine preventiva? Non abbiamo... Magari un genitore per scoprire se ha quel gene che potrebbe comportare? Magari l'analisi biomolecolare, quindi con la bioingegneria genetica si potrebbe, però oggigiorno evidenza in tal senso non riesco a portartela, non riesco a dirti se sì oppure no. Ragionandoci sopra, sì, è corretto, magari con un esame genetico individuare se c'è quella proteina, quell'alterazione cromosomica e sapere se sei candidato a SLA, però non potendola prevenire rimane un esame fino a se stesso poi. Esatto, perché come giustamente tu mi dici, anche se scopri di avere questa potenza, poi dopo non puoi far nulla, che non è come scoprire, esatto, non è come scoprire magari nell'attesa di essere candidati ad una cardiopatia, ad una malattia diabetica, certo, in cui tu puoi prevenire e puoi curare. Qui con la SLA puoi solo ritardare l'exploit della malattia e poi contenerla e assistere adeguatamente la persona. Chiaro, cercando naturalmente di intervenire per evitare che possa esserci un peggioramento, sì, così repentino, insomma una discesa rapida nella qualità della vita. Esatto, giusto? Sì. Io molto spesso, quando ho sentito parlare appunto di SLA, soprattutto nelle battute iniziali, quando veramente era sconosciuta, perché normalmente si è sentito nell'ultimo periodo più parlare di sclerosi multipla piuttosto che di SLA, poi c'è stata un'ascesa di comunicazione, forse di maggiore consapevolezza riguardo proprio questa patologia, la SLA. I primi soggetti che ho visto, almeno in TV, probabilmente perché erano dei personaggi noti, non lo so, sono stati dei giocatori. È vero? Allora, c'è una connessione o non c'entra nulla sull'attività sportiva? C'era un'ipotesi di connessione sulla tipologia, sullo stress lavoro correlato all'attività fisica, però non consolidato alla fine, perché effettivamente, come osservi tu, c'erano dei calciatori che puntualmente si ammalavano di sclerosi laterale amiotrofica, sì, oppure di sclerosi multipla, che sono diverse poi come malattie in pratica. La SLA, insomma, è abbastanza seria e la persona, insomma, va assistita per bene, che immagina che se abbiamo una paralisi dei muscoli respiratori, il paziente non muore malnutrito, non muore per le piaghe, perché ci sono i presidi antidecubito eccezionali oggi nel 2020, ma muore di polmonite, muore di insufficienza respiratoria, e spesso sono pazienti che dal punto di vista neuropsichiatrico sono sani, per cui orientati, hanno la coscienza, sono consapevoli di quello che gli sta succedendo. Il che è peggio? È una mente imprigionata nel corpo, purtroppo, e quello è, diciamo, anche l'altro lato negativo di questa patologia, perché va a danneggiare tutti i muscoli tranne il cervello e gli occhi, quindi uno, diciamo, un paziente sa cosa va incontro, sa che è, come io definisco, proprio la mente imprigionata in un corpo, quindi è veramente brutto come
come patologia. Michele, Ruggero, oggi vogliamo portare quindi questo messaggio, che naturalmente non è un messaggio di panico, insomma di paura, ma semplicemente di maggiore consapevolezza, giusto? Sì, giusto. Che cosa vogliamo quindi dire agli amici che ci seguono in tema di SLA? Che ovviamente non sono lasciati soli, sia dal contributo di noi sanitari e sia ovviamente dalla classe politica. C'è una trade unions in questo caso, in cui l'interesse è sempre quello del malato e quello del paziente. E soprattutto a casa, qualora gli infermieri non avessero l'opportunità di averne uno costantemente, di seguire le indicazioni che il sanitario dà e di non improvvisarsi o far improvvisare colfo o quant'altro come assistenti professionisti del caso, perché broncoaspirare un paziente affetto da SLA può sembrare una stupidaggine, ma comunque a monte c'è una formazione professionale elevata che l'infermiere cerca di trasmettere alla famiglia e che non può avere qualsiasi altro professionista. Oppure la qualità delle cure da erogare, per cui la mobilizzazione, qualora riescono a deglutire, l'alimentazione, il bisogno di alimentazione da offrire a questo paziente, va solamente dato da una persona che sa e che quindi ha studiato. Per noi come ordine professionale, chiaramente, siamo sempre aperti per le famiglie, siamo sempre aperti per dare un contributo attivo alle famiglie e ai pazienti affetti da SLA. Ok, quindi cosa possono fare concretamente? Concretamente, le famiglie che ci stanno seguendo. Se magari non hanno un infermiere di fiducia o chi comunque può prendere in carico il paziente, rivolgersi a noi, ci sono ottimi professionisti che afferiscono al nostro ordine professionale, anche come consiglieri, sono infermieri di rianimazione che possono prendere carico del paziente e di conseguenza regalargli un'esistenza migliore. Chiaro. Allora, Ruggero, possiamo assolutamente dire quindi che il nostro messaggio è un messaggio di, insomma, con un sorriso, perché sì, stiamo parlando comunque di una malattia, diciamo, neurodegenerativa, quindi in quanto tale non c'è la possibilità di stopparla o di farla tornare indietro, ma semplicemente di rallentarla. Quindi detto questo è importante, però così come abbiamo detto, tu mi parlavi appunto di quella che era stata la tua esperienza pratica, è importante far sapere soprattutto alle famiglie che non sono sole. Assolutamente no, infatti il messaggio proprio che vogliamo dare è proprio quello di queste famiglie non sono abbandonate. Ci siamo noi, per qualsiasi cosa affidarsi, come ha detto Michele, se hanno problemi anche contattare il nostro ordine e saremo noi ad aiutarli in qualsiasi momento, in qualsiasi caso. Mi piace questa famiglia, quella dell'OPBAT, perché vedete, noi apriamo delle finestre, stiamo trattando argomenti che sono differenti l'un dall'altro, giusto Michele? Sì, ormai molto da tantissimo tempo stiamo parlando, abbiamo parlato persino di come lavarsi correttamente le mani, piuttosto che delle manovre salvavita, ora arriviamo persino a parlare delle SLA, eccetera, però si ha come filo conduttore di tutti questi argomenti che noi stiamo trattando l'elemento cardine, il sentirsi parte di qualcosa. Sì. Per cui è un bel rapporto questo con questo ordine degli infermieri, perché sono, prima di tutto, sono tutti simpatici, almeno quelli che Giuseppe Papani, il presidente, mi ha mandato qui. Tutti ragazzi gentili, ed è un merito questo, no? Grazie. Perché molto spesso, ragazzi, l'ho evidenziato in altri momenti, in TV passano quei messaggi dell'infermiera che mette il potassio e di quella che si comporta male, di quella che maltratta. Non sono, solo, cioè la normalità è siete questa, voi. Sì, okay. La normalità è questa. Meno male. Meno male, ragazzi, torniamo evidentemente a sorridere con la vostra presenza. Poi sono bei ragazzi, grazie, sono simpatici. Grazie. E soprattutto sono preparati. Ok, e ci danno un messaggio di famiglia, un messaggio per cui fate riferimento agli infermieri laddove abbiate delle emergenze, delle esigenze sanitarie. Esatto. Ok? A pieno. Va bene. Va bene. Allora, ragazzi, io ormai mi sono abituata alla vostra presenza. Come si fa? Dovete tornare martedì? La prossima volta, il prossimo martedì, guarda. Se ci siamo noi, c'è un turnover, insomma, di colleghi. Assolutamente. Poi mi avete portato anche delle ragazze, delle infermiere molto belle. Sì. Per cui portatemi e mandatemi chi volete. Tutti infermieri professionali, veramente preparati. Le domande che gli pongo non sono mai già
decise, per cui sanno rispondere proprio all'impronta al momento. Io vi ringrazio, dicevo, voglio strapparvi la promessa anche per martedì prossimo, perché la trasmissione si sarebbe dovuta concludere naturalmente questa settimana. Siccome, grazie a Dio, è seguita, andiamo avanti. Quindi tornerete martedì. È un piacere, motivo d'orgoglio anche tornare. Certo. Sì, sì, ok, certo. Benissimo ragazzi. Rogerio